Come utilizzare la perizia biologica in ambito forense? Quali e quanti sono stati gli sviluppi in questi anni di branche specialistiche come la genetica forense? Se ne è discusso questa mattina nell'ambito di un interessante convegno promosso dall'Ordine dei Biologi di Puglia e Basilicata. Le moderne tecniche investigative non possono fare a meno ormai dello studio e delle analisi di laboratorio del DNA nucleare e mitocondriale. Dottoressa Solito, un importante evento organizzato dall'Ordine dei Biologi di Puglia e Basilicata, vogliamo fare un po' il punto della situazione rispetto alla tematica che avete quest'oggi affrontato. Allora, oggi siamo qui in Puglia, specialmente in particolare a Taranto, come Ordine dei Biologi di Puglia e Basilicata, che ha organizzato il primo evento in sinergia con l'Ordine degli Avvocati di Taranto e Matera su una tematica molto particolare ed importante, quali appunto gli accertamenti parentali, gli aspetti clinici, diagnostici e naturalmente quelli giuridici. A questo evento si sono presentati dei relatori veramente di eccellenza, quali appunto genetisti forensi ma anche magistrati, e devo dire la verità, l'ordine ha dimostrato insomma il suo valore nel punto anche nelle tematiche scelte, nelle relazioni scelte. Siamo molto contenti della giornata, siamo fiduciosi anche per il futuro e anche per i prossimi eventi di sviluppare ulteriori eventi formativi in multidisciplinarietà. Dottor Dell'Edera, quanto è importante la genetica forense anche nelle dinamiche giudiziarie che poi riguardano la vita di tutti quanti noi ogni giorno? Grazie della domanda. Per quanto riguarda quindi la genetica forense, è una branca relativamente quindi giovane ed è importantissima perché in molti casi può derimere dei dubbi su, ad esempio, reperimenti di tracce biologiche da associare a presunti quindi colpevoli, oppure anche in ambito di diagnosi di paternità, cioè dei soggetti quindi che presumono di essere quindi padri biologici, per avere la certezza possono rivolgersi alla genetica forense con degli esami appropriati, poter quindi vedere il loro quindi profilo pattern genetico, associarlo al profilo del probabile quindi figlio biologico e avere quindi una certezza probabilistica del disconoscimento o del riconoscimento di paternità. Rapporti fra scienza e processo, fra scienza e giustizia, fra scienza e prova e diritti alla prova. La Cassazione ha pensato con una sentenza del 2015, la 36080, di chiarire come la scienza non esaurisca il compito del giudice. Cioè, il giudice non si può chiudere nella mera ricezione del dato scientifico che fa proprio e in qualche maniera traduce poi nella sua decisione. Ma ciò nonostante va detto che il progresso non può essere fermato e che nonostante il diritto cerchi in qualche maniera, a mio avviso correttamente, di evitare che vi sia una facilità di domanda e risposta sul terreno meramente scientifico, quindi bypassando tutti i profili ermeneutico-interpretativi, è chiaro che bisogna dare valore a questi dati. E basti pensare che, secondo una giurisprudenza molto accreditata, il genitore che rifiuti il prelievo del DNA ai fini dell'accertamento di paternità può non essere un comportamento così fortemente indiziario da legittimare da solo il giudice a trarne le debite conseguenze in ordine alla paternità.